mamma mia, io non sapevo neanche come comportarmi, no? Stavo in un angolino, ascoltavo le chiacchiere che facevano mio fratello Maioli, che era l'amico manager già di Luciano, insieme a Pierangelo, ed è stata veramente una prima scuola. E grazie, insomma, anche al fatto che Pierangelo abbia voluto inserire nei suoi primi dischi, prima, cioè, sia Sogni di Rock and Roll che Figlio di un Cane, poi in qualche modo abbia trovato un aggancio, da lì forse è stata la vera scintilla che ha fatto partire la carriera di Luciano, pensate. Adesso io, quando mi trovo con Alberto, che ci troviamo in giro per l'Italia, magari ci siamo incrociati qualche volta, è davvero un piacere perché insomma sono passati tanti anni, ma ritrovarci qua uniti dalla passione per la musica e dalla stima che abbiamo tutti e due, io per mio fratello e lui per suo padre, secondo me è una cosa molto bella. La stima è che anche da mio fratello è antico, perché comunque io mi ricordo che c'era una difficoltà, no, per tuo fratello, la gente non, i discografici in quel caso lì non credevano che lui ci avevano preso proprio, non credevano che lui fosse esatto. E allora mi ricordo che lui tornava a casa molto incazzato, no, da questi incontri. Impossibile, tuo padre non sarebbe mai. E allora diceva, cioè, a un certo punto io mi ricordo una discussione con mia madre, dice, vabbè, insomma, in qualche modo faremo. Perché, lo diceva in dialetto, no? Perché capisco niente, no? Capiscono niente. Perché che l'ho le proprie forze. Questa cosa mi rimarrà proprio nella testa, questo qui è veramente forte, questo qua rimarrà per tutta la vita nella testa. Anche la scena dove suonavano insieme sul divano di casa. Allora, proviamo a riviverla con una canzone come si deve, dai, non sbagliamo. Per la strada.